a te a tutti ciurma e benvenuti da Giugrina in questo nuovissimo episodio su Rai. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo video. Con un po' d'amarezza ragazzi, oggi vi porto Rai, ma non perché non mi piace il gioco, ma perché magari oggi o ieri avrei voluto portarvi Detroit. Però se mi seguite sui social ben sapete che mezzo casino è successo col mio pacco, lasciamo perdere. E quindi la volta scorsa eravamo arrivati qua, eravamo riusciti a creare una tempesta che ha tolto dai piedi il nostro caro amico Grifone. Che vorrei chiedervi scusa ragazzi perché il gioco sembra laggare più del solito, non capisco il motivo, non so se è per colpa della luce che c'è adesso nel gioco o che cosa, però vabbè, amen, purtroppo non ci possiamo fare niente. Quella figura, che diavolo è ragazzi? Sembrerebbe essere pure un po' inquietante sinceramente. Andiamo a vedere cos'è. Ce n'è più di una, oh Gesù. Oh, ma quanti sono? Oddio raga, un po' di paura, eh. Oh, vanno, se ne creano sempre di più. Io non so se sono nemici, se sono amici. Oddio, si è girata non appena mi sono avvicinata. E ha detto qualcosa in una lingua tipo sconosciuta. Che cosa mi vuoi fare? Mi vuoi fare del male? No. Sembrano... sono loro ad essere spaventati da me. Mio Dio, addirittura, davvero. Via! Ciao! Oddio, questa cosa è molto inquietante, ragazzi, perché figure così orrende, bruttissime, dovrebbero essere loro a spaventare noi, non il contrario. Per cui è veramente un po' paradossale. Allora, a questo punto, direi di provare a seguire tra virgolette queste figure, vediamo che cosa succede. Sono tutte spaventate da noi ragazzi, non so perché, forse dobbiamo entrare qua, non saprei. Proviamo e vediamo cosa succede. Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa devo fare, non lo so. Ah ok, potevo andare qui a sinistra, non ci avevo fatto caso sinceramente. Va bene Red, tirati su Red, perché adesso ci lanceremo su quelle scale. Red, tieniti pronto Red, tieniti pronto, tieniti, che cazzo, è la levetta che mi sta a dare problemi adesso. Ok, madonna mia, un bardo. Ogni tanto questo joypad c'ha qualche problema ragazzi, non capisco il motivo. Vabbè, ok, qua non posso gridare per accendere ancora di più le lanterne e queste voci inquietanti mi stanno facendo salire tantissimo il livello di angoscia e di inquietudine che sto provando in questo esatto momento. Per cui, dove siamo? Cosa diavolo è questo posto? Oh, magia Red, si è dotato veramente di poteri magici Red, incredibile Red, oh mio Dio. Proseguiamo ragazzi, io non so dove questo cammino ci sta portando sinceramente, però sono veramente molto curiosa di vedere appunto dove stiamo andando. Ecco fatto, diamo un po' di luce a questo tugurio. Allora possiamo andare qua, c'è dell'acqua, immagino che dovrò immergermi. Oh, infatti non credo che abbiamo a disposizione ossigeno infinito, per cui diamoci una mossa a Red, per l'amore del cielo Red, muoviti Red, non vorremmo morire annegati Red. Ok, mi ha salvato pure la partita, questo deve essere un buon segno, non lo so. Oh merda, ok, 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 fino a quando era di là eravamo protetti ragazzi, perché di là c'era la tempesta, ma qua già no mi sa, qua già no, perché il nostro amico Grifone è qua nelle vicinanze, infatti tra un po' ci mangerà vivi, ci spolperà, per cui direi che possiamo rifugiarci qua dentro. No, guarda dove sono venuta adesso. E allora che minchia stiamo a fare? Aspettate un secondo, questa mo è difficile ragazzi, questa è difficile perché non ho la minima idea di dove possiamo ripararci. Di sicuro non qui. Allora, questo sarà un bel dilemma ragazzi, direi di provare, oddio, ad andare di qua. Che sono i miei grossi dubbi. Aspetta, aspetta, se mi riparo. No, se mi riparo sotto agli alberi manco. Nemmeno. Sotto l'acqua non credo che possa crearci problemi. Non lo so, l'unica cosa che ci resta da fare ragazzi è provare. Perché non posso, ok, posso immergermi qua, perfetto. Ah, queste sono gocce.
Cioè, tipo bolle di ossigeno, questa cosa sì che è fantastica. Ok, quindi la cosa che ci rimane da fare, ragazzi, è prendere queste bolle di ossigeno fin quando arriveremo al posto in cui dobbiamo arrivare, ovviamente, che non ho minima idea di quale debba essere. Devo trovare il modo di arrivare all'altro mulino, cosa di cui mi sono resa conto adesso che lì c'era un altro mulino, perché fino a un attimo fa non avevo prestato attenzione alla cosa. Errore madornale, perché cioè è importante, ragazzi, guardarsi intorno, specialmente in giochi in cui non ti vengono fornite informazioni dirette, per cui devo cercare un attimo di fare più attenzione al mondo che mi circonda. Il mulino, se non sbaglio, è da questa parte, per cui probabilmente dovrò entrare di qua. Qua c'ero stata, però probabilmente ci deve essere qualcosa che mi è sfuggito. Aspetta, qua c'ero stata prima? Non lo so, ragazzi. Non lo so, fatto sta che sto buco, per esempio, qua nel soffitto non lo avevo notato. Ok, eccoci qua, ragazzi. Siamo riusciti finalmente a raggiungere l'interno di quest'altra torre. Per cui, a posto, ci servono la bellezza di due chiavi qua, ragazzi, per poter accedere. Eppure questo è un gran bel problema. Questo sulla barca chi è? Sono io? Probabilmente sì. Ah, quindi devo tornare fuori in pratica. Questo mi state a dire, cioè che io sono arrivata qua per capire soltanto che devo tornare di nuovo là fuori, va bene? Se è questo che devo fare, che io posso fare, no? Oggi, ragazzi, è una puntata dedicata ai fondali marini, quindi non ci resta che le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare. Ok, immagino di dover entrare in queste strutture, ragazzi, dove magari appunto c'è indicato il sole. Per vedere se riesco a trovare queste benedette due chiavi, cioè l'unica cosa logica che mi viene alla mente, sinceramente parlando. Vediamo un po' qui dove ci conduce. Ah, minchia, qua possiamo salire. Ecco qua, infatti. Vediamo che succede se questo si gira di qua. E se si gira. Aspetta. Ah, aspetta, ok, che qua c'è una. C'è rampa, una mezza specie di rampa, per cui probabilmente. Ah, porca vacca miseria. No, lo volevo dall'altra parte, sinceramente. Ecco qua. Vediamo un po' se adesso riusciamo ad avere accesso a qualcosa. Eccola qua. Ho preso la chiave, ma che è grande, sei giocherina. Ma anche no. Prendi la chiave, caro Reda. Dai, prendila perché ci servirà per aprire quella porta. Adesso non ci resta che trovare l'altra chiave. Sempre se non moriamo annegati. Dove potrà mai essere l'altra chiave? E chi lo sa? Proviamo a controllare qua altre strutture di pietra. Non so, ah no, aspetta. Ah, qua che c'è mezzo sole. Dovremmo entrare qui. Ecco qua. Seguire le bollazze di ossigenos. E vedere un po' che cosa succederà mai adesso. Dobbiamo salire, salirò su per questo buco. Eccoci qua, lì c'è l'altra chiave. E dove mi aggrappo però? Aspettate, perché scema come sono. A questa sporgenza Red si può aggrappare. Sveglia. Ma perché? Oh, meno male che poco fa, giusto poco fa, avevo detto che dovevo fare attenzione all'ambiente circostante. Sicuro, giocherina, eh? Assolutamente sicuro. Stai tranquilla su questo, non preoccuparti, eh. Ta 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 ta. E chi c'è qua? E chi c'è qua? Tac.
Ok, e adesso mi avventurerò di qua, farò tac così e poi farò tac così, oh Gesù, red per un pelino di culetto e prendi la chiave! Ce le abbiamo entrambe, ragazzi. Perfetto, adesso non ci resta che tornare a quel grande ingresso che ci condurrà a quel grande meccanismo che richiedeva la bellezza di due chiavi per essere attivato. Eccoci qua. Ok, per fortuna abbiamo quello che ci serve, per cui non ci resta che inserire queste due chiavi qui. Una, tac, e esattamente due. Ecco fatto. Eccoci qua. Ah, oh, il passaggio ci è stato finalmente aperto. Adesso questo immagino che ci aprirà la via, spero senza troppi problemi. Seguiamo la luce fluttuante. Aspettami, eccoci. Perfetto. Oh, Madonna. Allora, aspettate un attimo, fatemi capire un secondo. Ok, questa roba fa luce, questo è poco ma sicuro. Con questa luce dobbiamo creare diverse ombre. In che posizione mai dovrò metterla? Chi lo sa? Ok, ah, ecco ragazzi, penso di aver trovato la soluzione al problema. Ok, ci siamo, perfetto. No, aspetta, non muoverlo più, non muoverlo più. Ecco fatto. Adesso sì. Adesso ci siamo. Ecco fatto. Oh mio Dio. Oh, Red, attento che ti spiacci contro la trave qua. E chi c'è? Qua manca un cubo di pietra di regola. Qua siamo ancora alla mercé del caro Grifone, non lo so, sì. Aspettate, che cosa succede se io guardo qua adesso? Niente, perché non ho niente, ragazzi, con cui far combaciare questo e quello. Cioè, ci manca il cubo di roba qua. Ok, di regola forse ci serve questo, ragazzi, però c'è. Impossibile spostarlo, come faccio? Non lo so, ragazzi. Allora, è stato interessante anche oggi. Abbiamo visitato un pochettino i fondali marini, abbiamo risolto qualche enigma. È stato molto interessante. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ubdosh a tutti, ragazzi. Ciao.